quando mi capita di pensare o di parlare di questo dramma, sento ancora adesso la ferita, diciamo così, al mio cuore di pastore che questa tragedia ha procurato. Ricordo il dramma intanto della città, il mio dramma personale, perché abbiamo organizzato con le quattro famiglie degli operai deceduti di fare una celebrazione funere comune in cattedrale, che io ho presieduto, e alla fine ovviamente ho salutato i parenti, i familiari, e cosa vuole in questi casi? Si annuncia il conforto che dà il Signore in questa disgrazia, si deplora che, come io deploro anche adesso, che il posto di lavoro dovrebbe offrire il massimo di sicurezza per la salute e la vita delle persone, e poi si annuncia, diciamo così, la realtà del dopo la morte, che la vita è eterna. La cosa che più ricordo con commozione è il fatto che ho abbracciato un ragazzino di 8-9 anni, figlio di uno dei defunti deceduti nel primo momento di questa disgrazia, e la moglie, quindi la mamma di questo bambino. Io subito dopo, diciamo nei giorni successivi, mi sono preoccupato di andare a fare visita ai tre gravissimamente ustionati che erano in tre ospedali della città nella sala rianimazione. È entrata con me la mamma di uno di questi, e di fronte al quadro del suo figliolo, una faccia tutta nera, bruciata dal fuoco e morente perché era intubato, quindi diciamo, e questa donna a un certo punto, mentre io suggerivo una preghiera di conforto e anche eventualmente di salvare la vita di questo povero operaio, proprio visto che cedeva, certo qual senso è svenuta, siamo riusciti a tenerla prima che cadesse per terra. Poi siamo usciti nel corridoio, loro ho cercato di parlare un po' più a lungo, cercando di confortarla. In queste tragedie, capisce, è un po' più difficile, perché lei si trova di fronte a un quadro impressionante e tragico che toglie anche più la parola, toglie parola anche a un cardinale, anche un arcivescovo di una diocesi importante come Torino, perché non è facile, le parole umane non servono in quei casi lì, c'è solo la parola di Dio e la speranza nella preghiera, perché io poi ho pregato con la mamma nel corridoio, l'ho benedetta, che il Signore le dia forza di affrontare questo terribile momento.